Una palestra di 200 metri quadri con 96 posti in tribuna. Il palazzetto di San Laurentino è stato rimesso a nuovo e dopo i lavori ha riaperto le sue porte. È una struttura, chiamiamola polifunzionale, che dà una risposta positiva alle scuole e dà una risposta grandemente attesa per le società sportive, quindi sarà molto utilizzato. E a questo punto scatta la raccomandazione del sindaco a far sì che questa struttura ce la dobbiamo far durare. Quindi a tutti, insegnanti, studenti, sportivi, allenatori, organizzatori di eventi, di usarla in maniera consona, e il monito per l'amministrazione comunale a mantenere alto il livello di manutenzione in modo tale che non ci invecchi nelle mani. Io dico bentornato palazzetto. L'intervento ha riguardato adeguamenti sismici e statici e una riqualificazione interna degli spazi. Sappiamo che il palazzetto aveva tantissimi problemi, infatti è stato chiuso perché non aveva più le caratteristiche per poter rimanere aperto. Abbiamo intrapreso un lungo percorso prima di acquisizione, perché non era di proprietà dell'amministrazione del comune, e successivamente abbiamo dato seguito a questi lavori di ristrutturazione e di adeguamento sismico. Oggi abbiamo un immobile adeguato anche sismicamente, infatti vediamo anche queste lungherine in acciaio che lo caratterizzano e le abbiamo lasciate a vista. È sicuramente un importante lavoro, più che altro una risposta per le società sportive che oggi finalmente torneranno a godere di questa importante struttura collocata in una zona strategica anche per le scuole del territorio. Al piano terra, oltre a spogliatoi e bagni, una palestra con un grande campo disegnato per discipline sportive come il basket e la pallavolo. Al secondo piano invece due palestre da 100 metri quadrati complessivi da utilizzare per attività come il judo, il karate e il corpo libero. Le società sportive sono soddisfatte, sono contente, a volte vale la pena aspettare un pochino per poi avere dei locali come troveranno oggi, come vedrete tutti oggi.